Regione ha stanziato 30.000 euro per questi corsi che verranno fatti dall'ufficio scolastico regionale e dalle università, ovviamente, perché noi diamo solo un contributo per avviare e far andare questi corsi il più speditamente possibile. Però perché è importante dare gli strumenti ai docenti, agli insegnanti, per capire anche se ci sono i germi di qualcosa che potrebbe sfociare una radicalizzazione? Io credo che noi diamo gli strumenti per capire e anche, diciamo, un piccolo contributo per cercare di far capire alle giovani generazioni quanto è pericoloso avviarsi su queste strade. E quindi credo che meglio che dei docenti sono i più adatti a spiegare queste cose. Nel 2017 la numero 24 che finanzia le vittime del terrorismo, e qui parliamo di interventi regionali di aiuto e assistenza appunto alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di estremismo violento, radicalizzazione, estremismo violento. In particolare l'articolo 6,4 di questa legge regionale prevede che regioni, per le iniziative rivolte al sistema scolastico e universitario, promuova accordi, come è stato fatto, con l'ufficio scolastico regionale, che è poi quello che attuerà questi corsi, e con le università lombarde. L'ufficio scolastico riguarda solo le scuole, ovviamente, di secondo grado, e promuove accordi per conoscere e prevenire i fenomeni e i processi di radicalizzazione violenta nell'ottica anche dell'educazione alla cittadinanza e al rispetto delle differenze. L'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha proposto una linea progettuale che ha già presentato ai nostri uffici, che è stata da noi condivisa, finalizzata al potenziamento del modello formativo dello stesso ufficio. La prima delibera riguarda l'attuazione di una legge regionale, è stata votata a stragrande maggioranza, quasi all'unanimità, sul regionale, in cui l'ufficio scolastico, come ha detto il Presidente, in concerto con i miei colleghi, l'ufficio scolastico regionale della Lombardia già lavora da anni con l'obiettivo di favorire la formazione dei docenti sui temi del cyberbullismo e di creare un sistema regionale che ne possa promuovere la prevenzione e il contrasto. A tal proposito sono stati organizzati anche dei corsi regionali con la collaborazione del Corecom Lombardia e della Polizia Postale di Milano e delle comunicazioni che hanno coinvolto più di 2.500 docenti. Il progetto Hackathon regionale riguarda il tema del rispetto in rete, quali le soluzioni, la parola agli studenti. E questo progetto si propone di ottimizzare le esperienze e competenze maturate nelle scuole della Lombardia mediante l'organizzazione di un hackathon regionale sul bullismo, cioè di una maratona affrontata da squadre di studenti impegnati su un tema specifico ai fini della realizzazione di un definito prodotto finale.